Radio DJ. Tra poco Cattelant con Alessandro Cattelan. DJ, riavvolgi. Una canzone bellissima, ma che comunque non ti lascia sempre quel senso di inutilità quando la senti, no? Cioè, che ti lascia sempre dire, ma che cazzo sto ascoltando? Cioè, perché è molto bella, però boh. Walter, a me piace tantissimo. Anche a me piace tantissimo, però non ti lascia sempre quella sensazione di un po' incompiutezza, boh, non va mai da nessuno, cioè è come se non iniziasse, non finisse. Vabbè, non avesse una metà, non avesse un niente. Era il 97, beh, era un altro c'entra mondo. Il 97 si facevano un sacco di cose belle. Ho anche messo per la prima volta su Google Translate il testo di questa canzone per capire un po' di che cosa parlasse. Oh, niente, è una canzone d'amore. Quando gli angeli sorridono inizia l'amore, mentre gli angeli sorridono l'amore va bene, andrà tutto bene. Questa mattina, poco prima che mi svegliassi, ho fatto questo breve sogno, non riesco a ricordarlo, solo a sprazzi. Gli angeli che sussurrano di base. È brutta? No, ma è tutto giusto, eh. Si sente. Però, cioè, allora, scusami, rialza il volume. Potremmo averla appena messa, come potrebbe stare andando da 20 minuti buoni perennemente. No? Sì. Rimettila un attimo da capo, Mauri. Perché? Madonna che lentezza. Se non eri lento così non ti chiedevo niente. Vabbè, questo pezzo qua dai, è l'unico un po' che rimane. È lei, il momento catchy. Ma è tutta bella, però un po'. Senti, senti che parte? È come se partisse, non lo so, boh.
Va bene. Siamo pronti a iniziare, ragazzi. Una nuova settimana, un nuovo lunedì in vostra compagnia. Sigla! Sì, è una sigla da cartone animato, è vero, è un po' questa roba qua. Fosca? Sì. Buongiorno a tutti, buongiorno a Maurizio che è qui con noi. Buongiorno, come è andato il tuo weekend? Ordinario come tutta la tua vita? Come, che weekend hai fatto? Weekend bellissimo. Bellissimo, facci impazzire, cosa hai fatto? Avrai bevuto no, un tè? No, non dico niente. Cosa hai fatto? Hai guardato un cartone della Disney del 66 in compagnia di tua figlia bevendo un tè, cosa hai fatto? Ciao. Niente. Fosca, tu oltre ad aver fatto impazzire i miei amici del mio pub di zona, posso che cosa hai che fatto? Non ho detto che lavoro con te, perché ho detto così non gli faccio fare brutte figure. Ah, hai tenuto il segreto. Fosca ha festeggiato nel mio pub di zona, dovevano essere in 10, ma sì, poi sono quegli happening milanesi, cioè quando si è sparsa la voce che Fosca festeggiava il suo 40° compleanno. Overbooking e li hai fatti impazzire. Sì, abbiamo fatto 4 turni per mangiare. Però avete pagato tutti giusto, che questa è una cosa che non succede quasi mai. Sì, infatti mi hanno fatto i complimenti sul finale, mi hanno detto comunque bravi, tantissimi, ma non ci sono stati problemi col perché poi quando conto. Si è in tanti così c'è sempre qualcuno che dichiara, fa del falso in bilancio, no? Quando arriva il momento di pagare dimentica sempre una roba, dice sì, tanto ci sarà l'ultimo. Ecco, quando si fanno delle, cioè quando ci sono delle situazioni del genere, in tanti a mangiare in un posto, soprattutto di quelli che insomma sì, paghi alla fine, non ti fanno pagare volta per volta, non un ristorante dove magari è un po' più preciso, mai pagare per ultimi, ragazzi. Non trovatevi mai in fondo alla fila, perché sennò vi tocca. Guarda, è successa solo questa cosa buffa. Praticamente a un certo punto, ma inizissimo serata, è arrivata una birra che nessuno ha riconosciuto di aver ordinato. Una. È rimasta sul tavolo dall'inizio fino alle 2. Vabbè, okay, questo non depone a vostro favore. Vabbè, è rimasta lì. E alla finissima, quando l'abbiamo pagata, l'unica cosa che rimaneva fuori da pagare era sta birra. Era quella birra lì, lasciata lì nel niente. Sì. Saluto il mio amico Ugo. Durante le 3 settimane che abbiamo fatto per il programma a Torino, una sera siamo ritornati tardi dalle prove, non facevamo più in tempo ad andare a mangiare, non facevamo in tempo a fare niente. Mi ha detto, vabbè, andiamo in albergo, ci beviamo una cosina in albergo. Abbiamo bevuto 2 cose a testa. Sapete che l'albergo costa, non si capisce perché, incredibilmente più di quello che quella cosa costerebbe in qualunque altro posto. Siamo andati a dormire e quando è passato il signore a chiedere il numero di stanza si è avvicinato ad Ugo, il nostro amico Ugo, che ha detto il suo numero di stanza, ha messo tutto lì dentro. Quando è uscito abbiamo fatto il check out e lui ha pagato tipo 250 euro di cose. E questa cosa ok per lui, ma ciò significa che anche ognuno di noi lì presenti, quando abbiamo fatto il check out e ci è stato chiesto voi avete preso qualcosa, non risulta niente, avete preso qualcosa, tutti noi abbiamo detto no. E quindi poi ha pagato tutto il povero Ugo. Comunque, compleanno di Fosca, presenti della redazione di Cattelan? Io purtroppo avevo judo. Io avevo un weekend bellissimo. Mauri ha fatto un weekend bellissimo. Fortuna che ho tanta gente che mi vuol bene. Ma no, ma non volevamo venire lì, che poi diventavamo l'attrazione principale della. Non volevamo rubarti la luce, Foschi. Cioè, ti abbiamo lasciato festeggiare con i tuoi amici. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi volevamo parlare insieme a voi. Facciamo guardare anche noi dicendo, boh, di che cazzo parliamo? Oggi volevamo parlare insieme a voi di lavoro. Lavoro che però non va benissimo, ok? Quei momenti, quei periodi, quelle esperienze lavorative che vanno un po' a finire male. Un po' ci sono vari motivi per cui il lavoro può andare male, no? Un po' perché l'ambiente, come dice Walter, è tossico. Non qui, eh. Tossico è la parola più inflazionale. È tutto tossico ormai. Qualunque rapporto tra persone. Cioè, non esistono più semplicemente gli stronzi. È tutto tossico. Non è. Guarda, ho a che fare con una persona e non andiamo d'accordo. No, questo è fuori moda. Non è più che semplicemente non andiamo d'accordo. È tossico. No, un ambiente tossico. Una relazione tossica. È tutto veramente tossico. Quindi, il lavoro può andare male perché l'ambiente è tossico. E ce lo potete raccontare se volete. Perché lavorate con degli incompetenti. E se non lavorate con degli incompetenti, occhio, perché vuol dire che siete voi l'incompetente. L'altro no, magari qualcuno è lì a casa che sta dicendo, ma io lavoro con degli incompetenti. No, in effetti no, lavoro con tutte persone che stanno a fare molto bene. Vuol dire che l'incompetente, perché c'è sempre qualcuno incompetente. All'interno di questa incompetenza, io vi dico una cosa su cui ho dei problemi. Molto spesso l'incompetente sono io, non c'è nessun problema da ammetterlo. Cioè,
quando l'incompetente è una persona adulta, io faccio sempre molta fatica a confrontarmici, perché vengo da un'educazione che si basa su alcuni pochi concetti fondamentali. Uno di questi è: abbi sempre il rispetto dei più anziani. Quindi in un mondo del lavoro in cui purtroppo siamo un paese vecchio, quindi molto spesso ti trovi a lavorare con gente più anziana di te, io vengo ancora considerato un giovane nonostante abbia 42 anni. Quindi se io sono giovane è perché la maggior parte delle persone con cui lavoro sono più grandi di me. Io faccio sempre molta fatica a discutere di lavoro, anche quando ce ne sarebbe, anche quando forse la discussione non servirebbe, servirebbe proprio sputarsene e dare uno schiavo, però a confrontarmi con persone più adulte, più anziane di me, perché mi crea sempre un po' una remora. Se immagino che tutti i vostri capi siano più grandi di voi, al netto del ruolo che rappresentano, che già è un intoppo, voi avete problemi a confrontarvi in maniera anche magari dura, perché sul lavoro a volte serve, con persone più adulte di voi? Ma io ce l'ho a prescindere che sia adulto. Con chi? O meno. Con qualunque. Sì, non riesco a confrontarmi duramente. No, io ce la faccio con quelli del mio rango. Anche con quelli. Allora, con quelli più piccoli empatizzo tantissimo, perché ho fatto la gavetta, quindi so come vengono trattati. Quindi con quelli più piccoli empatizzo. Con quelli del mio rango è proprio Royal Rumble. Con quelli più adulti faccio proprio fatica. Però insomma, oggi volevamo parlare con voi di problemi sul lavoro, no? Tutti gli intoppini che avete, anche per farvi sentire meno soli, ogni lavoro ha i suoi, quindi se volete mettiamo sul piatto le nostre esperienze, tranne Maurizio che viene qua, non parla con nessuno, fa il suo, nessuno parla Mauri, così e va via. 347-342-5220 è il nostro numero per gli sms, diretta @dj.it. Catalan, stai mica parlando di Linus? No, tra le altre cose devo andare su da Linus oggi. Per convivialità, amicizia. No, devo dire che con Linus non ho quasi mai problemi, e soprattutto non è incompetente, perché il problema con gli anziani non è quando devi avere uno scambio di opinioni, è quando poverini non risultano più attuali. Però io c'ho sempre mi vergogno sempre a dirglielo, no? Cioè dico: guarda che non si fa più così questa cosa qua. Mi sembra sempre strano aver qualcosa da insegnare a uno più adulto. Ecco che cos'è il problema. Mi sembra strano aver qualcosa da insegnare a uno più anziano, perché nella mia testa è l'anziano che insegna al più giovane. E ti dispiace farglielo presente? Mi dispiace farglielo presente, mi dispiace anche per me, però. Perché se mi rendo conto che quello più anziano di me, che nella mia testa io vedo come un faro, in realtà è più indietro di me, mi spiace anche per me, no? Sì, perché non ti insegna nulla. Perché non mi stai dando niente. Invece io ho sempre grandi aspettative nei confronti di chi ha più esperienza, però a volte poi insomma, parliamo di problemi sul lavoro. 347-342-5220 oppure diretta @dj.it, come vi dicevamo, sono i nostri contatti. Noi siamo pronti a partire, rimettiamo di nuovo i Pizzicato 5, facciamo tutta la puntata con i Pizzicato 5 a raffica. No! Uno via l'altro. Ti va bene che c'è una canzone che mi piace? È Deda insieme a Fabri Fibra e Aneffa, Universo su Radio DJ. Questi giorni sono pagine, poesie da scrivere, dimmi che hai da perdere. L'unico verso da raggiungere, non è poi difficile, il mio giro intorno a te. Questi giorni sono pagine, poesie da scrivere, dimmi che hai da perdere. L'universo da raggiungere, non è poi difficile, il mio gira intorno a te. Sguardo fisso verso l'universo, mentre penso a cosa ho guadagnato e a cosa ho perso. La tua amicizia, frate, non di certo. Posso farne tranquillamente a meno, però non posso fare a meno di questo. Uso la voce come fosse uno strumento, benvenuto al mio concerto. Il mio mondo in movimento, da una vita che sto sul tempo. Ho fatto mille esperimenti con gli stili, lottato come astini, lontano dai festini. Ancora scrivo, ma gli streaming non li conta. Affascinato dai graffiti, mi son perso nello sfondo. Faccio l'ultimo tiro al tramonto e tutto è colorato. Suoni i ricordi, escono fuori dalla radio. Sti giorni li riavvolgo come se fossero un nastro, quindi schiaccio. Non serve il Covid per restare senza fiato. Questi giorni sono pagine, poesia da scrivere, dimmi che hai da perdere. L'universo da raggiungere, non è poi difficile, il mio giro intorno a te. Guarda tutto il nostro fino a dove si vede, grande signorina, amore, chiamalo a baby. Ce ne andiamo fuori per il funk, per il funk. Senza la cintura anche se sbatti vai bene. Anzi è meglio, suona meglio, con l'impasto e il super plankton. Onda per aria sta stanza, appena attacchi con l'impianto.
la vive presa bene, ah, mi sa che cerca l'altra metà. Fettiamo su sta musica, la vita è la fila, il marchio è registrato già dal 1900 fra, la gente come noi se va, un millennio. Questi giorni che si mischiano coi sogni, i ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli. Questi giorni che si mischiano coi sogni, i ricordi passano qui davanti, tu non puoi rincorrerli, rincorrerli. Questi giorni sono pagine, poesia da scrivere, dimmi che hai da perdere, un universo da raggiungere, non è troppo difficile, il mio gira intorno a te, questi giorni sono pagine. Dimmi che hai da perdere, l'universo da raggiungere. Dimmi che hai da perdere. Fabri e Neffa, che bello risentirli insieme. Fabri ha sempre dichiarato spesso, a parte che c'era già un pezzo nell'ultimo disco di Fabri con Neffa, che però il suo, la sua passione per l'hip hop, per il rap, viene proprio da Neffa, che forse addirittura la prima demo l'aveva spedita a Neffa. Sì, credo che l'abbia prodotta lui, sì. Oh, forse gliel'ha addirittura prodotta. Forse prodotto. Ancora prima può di Uomini essere, di Mare, può sì. Essere, può essere, può essere. Allora, oggi volevamo parlare con voi di lavoro. Appena abbiamo intavolato l'argomento, fiotti e fiotti e fiotti di lamentele, gente che si lamenta del proprio capo, così il discorso sull'anzianità che ci coinvolge un po' tutti, perché stavo pensando anche probabilmente chi ha dei capi anziani ha dei capi che hanno fondato la loro dinastia, il loro patrimonio eccetera eccetera in anni che erano un po' più immobili rispetto ai nostri e quindi avevano la pancia piena in periodi in cui le cose cambiavano meno e quindi sì. Il loro modo di ragionare è rimasto lì, hanno un po' smesso di aggiornarsi. Adesso che è tutto più veloce arrivano dei ragazzini che hanno la carogna sulla schiena che ti mangiano vivo, no? E tu lì che cosa puoi fare? Puoi aggiornarti, che però è faticoso, oppure puoi imporre la tua anzianità sì. e farla pesare agli altri, no? Che è quello che purtroppo spesso succede. Occhio anche a lamentarsi, insomma, Carlotta dice: comunque uno schifo, al mio lavoro non va mai bene quello che faccio, mi spremono come un limone, i miei capi sono miliardari con la IE però. Allora, miliardari con la IE, allora no. Al telefono c'è Vanessa da Napoli, buongiorno! Buongiorno! Ciao. Vanessa! Il 7 dicembre vengo a Napoli con lo show, lo spettacolo nei teatri, lo show. Mercoledì. Cos'è? Mercoledì, come faccio con chi l'ha visto? Ah, perché il mercoledì va in onda Chi l'ha visto? Io lo guardo su replay. Ma certo, al giovedì. Scusami. Forza, mi tocca un replay, però la presenza ci, perciò c'è ancora dei posti liberi. Tu dici perché ho scelto il giorno brutto. Ho capito, ma Chi l'ha visto lo guardi su replay, perché invece sai cosa non trovi su replay? Il mio spettacolo che vengo a fare lì solo per te, Vanessa, e per gli amici partenopi. Così si dice partenopi, sì. Il plurale è partenopi, sì, è giusto, sì. Partenopei. Ah, giusto, partenopei, c'hai ragione. Vedi, dicevo prima miliardari con la IE e poi sono caduto su partenopei. Senti, Vane, ci vediamo lì a Napoli. Sì, sicuro. Ci vediamo lì. Alzati in piedi a un certo punto e dici: sono Vanessa, quella che si voleva lamentare del mio capo a Radio DJ. Sarei capace. Senti, lui è. Ah, però vedi, è più giovane di te. È ancora più frustrante. Ma infatti, guarda, questa roba dell'età non è una roba da poco, perché fino adesso ci siamo concentrati su capo più anziano, ovviamente se le cose vanno bene non c'è neanche motivo di discutere, quindi ci siamo concentrati su capo più anziano col quale è difficile rapportarsi. Effettivamente capo più piccolo, se ha le stesse problematiche, forse è ancora peggio. Peggio. Sì. Peggio perché prima di tutto è un capo che non si è aggiornato, quindi se un dipendente più grande ne sa più del capo vuol dire che il capo non è aggiornato, perché dovrebbe essere il dipendente anziano, no? Quello meno aggiornato. Sì, e soprattutto mentre dicevamo che può essere parzialmente una scusa per i capi più anziani, perché comunque loro hanno raggiunto il loro successo senza per i capi più piccoli è un aggravante non aggiornarsi. Esatto. E poi quando ne sai più di lui e lui vuole avere ragione, che fai? Ma scusami, ma questo capo più piccolo, per essere stato messo lì,
Qual è la sua strada? Qual è il suo percorso? E lì rientriamo anche in uno dei discorsi che stavi facendo delle nuove generazioni. Lui è un autocapo, cioè lui è un, come si dice, un titolare di se stesso. Ah, ok, è uno di quelli che si è inventato un po' la sua professione o comunque la sua... Attualmente, perché in un'altra azienda, come ho scritto nel messaggio, al mio attivo più licenziamenti che assunzioni, sono la numero uno. Sì. Sempre licenziata da capi più giovani. Però Vane, aspetta. Vane, e allora, io quando uno c'ha un problema... sto dalla sua parte. Quando ce l'ha due volte dico mannaggia che sfortuna. Quando ce l'ha tre inizio a pensare che il problema sia lui. Perché te ne vai sempre con i capi più piccoli? Perché ci litighi? Perché io ho un atteggiamento da zia, nel senso che voglio introdurti, capisco che sei più giovane, voglio spiegarti le cose. E no. Quindi c'è questo piccolo, c'è questo baby boss che è lì. Si è un giorno lui, stando al computer, si è inventato un, non so, un'app, una startup così che fattura miliardi. E arriva Vanessa il lunedì mattina così che gli dà i buffetti sulle guance e gli fai: baby boss, dai, guarda che qua si fa così. E lui magari impazzisce, giustamente. Quasi, circa. Allora, guarda, secondo me dovremmo parlare con lui, perché lui è nella condizione di dover avere a che fare con delle persone più anziane che vogliono insegnare. Cioè, nel lavoro che fate, tu sei sicura di essere più competente di lui? Mi sono sempre fatta un mazzo tanto. Quindi beh, il mazzo non vuol dire, la fatica nel mio settore, in quello che è il mio ambito, ho imparato tutto quello che si poteva imparare, ho chiesto, ho assorbito, quindi sì, sono stata una bravissima schiava nella mia vita. Una bravissima, no, diciamo allieva, Ma scusami, ma ci puoi dire di che lavoro si tratta? Editoria. Ah, editoria? Ah... Sì. Editoria, lui fa l'editore? I vari ambiti nei quali ho trovato questo problema dell'età variano dal marketing, abbigliamento, anche, e adesso che sono nell'editoria, dove voglio anche morire. Sì, vuoi morire nell'editoria. Allora, sì. Madonna, c'ho una roba che vi voglio dire, che porca miseria, ancora qualche giorno, se no poi non ve la posso dire. Forse ve la dico, chi se ne frega, tanto sono anch'io il capo di me stesso. Vane! Ti impagino io, dai. Vane, sei pronta? Sì. Lo stiamo per fare, Vane! Sei pronta? Adesso, siccome sono anch'io il capo di me stesso in questa avventura, adesso mi dovrò succare poi oggi le telefonate di quelli che lavorano insieme a me, che mi diranno: avevamo detto che avremmo comunicato in una maniera differente. Vane, ho fondato una casa editrice anch'io, tra poco usciamo. No! Sì! No. Vane, tra poco usciamo. Sì. Ma ti manda il curriculum. Ma tu infatti sei già stata lì. Guarda, dopo che mi hai detto che ti ha licenziato 20 volte, sarai la prima che assumo. No, sei assunta. No, io sono... Ma per favore, no, non vedo l'ora, è meraviglioso. Tu cosa fai? Grafica? Io faccio qualsiasi cosa. Ce li abbiamo i grafici, però ti teniamo in considerazione. Ho fondato una casa editrice, adesso a sto punto lo diciamo, dovrebbe essere roba di settimana prossima, però sono già... Si chiamerà Accento. Accento edizione, pubblichiamo ragazzi esordienti che non hanno mai pubblicato con nessuno prima, facciamo ragazzi esordienti, e questo era il motivo. Un po' di tempo fa stavo raccontando che avevo questa rubrica di libri su Instagram che adesso ho smesso di fare, dicevo poi vi racconterò perché ho smesso per quello, perché poi non è carino giudicare i libri degli altri una volta che inizi a fare anche tu i tuoi, no? Quindi non pubblico ovviamente niente di mio, perché è inelegante, poi non sai, poi non c'ho più niente da dire. Ho fondato una casa editrice, quindi Vane, se ti va a rotoli anche questo lavoro e vuoi il quinto licenziamento, i prossimi saremo noi. E anche tu sei più piccolo di me, quindi è perfetto. Anch'io? Tu quanti anni hai? 45? Sì, anch'io. E ho tutte le caratteristiche del tuo capo più piccolo di adesso. Presuntuoso, saccente, immodesto, incompetente. Ce le ho tutte. Sì, ti troverai benissimo. Sarà come stare a casa tua. Ti troverai benissimo. Va bene, Vanessa, ti mandiamo un abbraccio. Anche io. Ciao, buona ragazzi. Giornata. Ciao. Madonna, adesso mi staranno chiamando quelli lì. Avevamo detto che lo comunicavamo settimana prossima, è vero? L'hai detto davvero? L'abbiamo detto veramente. When you're free, 'cause I've been trying to hit.
waited all week, babe. Why you acting all sweet? I know that you want a little me, yeah. Get a little OD, but ain't shit new to a freak. Let me drop bands for that jewel in your teeth. He let the way I drip, turn that pool to the beach. And I cut a cut the broken, but I cops the lead. Why we got the same taste for the finer things? Brand new nigga with the same routine. Now we got me on a leash, cause we said no strings. You know I'm cool with that. So the pussy, you ain't get sued for that. Wonder what a nigga might do for that. I could be a shocker where a roof is at. 80 in the Benz when that roof go back. They don't wanna see us get too okay. I just got a feeling that we might be friends for a long, long time. You don't mind and you know I like you for that. Girl, I like you, I do. I wanna be a friend, go shopping in a Benz. I like you, I do. I hit you in a lane, can you fit me in your plans? I like you. Quindi dobbiamo chiamarti direttore, no ragazzi, editore. Sì, ma tra l'altro c'è un team di persone molto fighe che lavorano a questa cosa. Pubblichiamo ragazzi esordienti. Allora, eravamo partiti con pubblichiamo giovani. Mm-hmm. Poi ci siamo resi conto che giovani di per sé non vuol dire niente e che poi i giovani spesso, ahimè, avendo vissuto meno, hanno meno cose da raccontare. Ah. Quindi pubblichiamo esordienti. Bello. Di qualunque età che non hanno mai pubblicato niente o... In alcuni casi recuperi di libri magari che erano usciti negli anni 70, 80, 90, poi sono andati fuori catalogo. Se vale la pena qualcosina. Qualcuno dice pubblicherai il libro di Maurizio Rossato? No, no ragazzi. No, 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 no. Perché comunque va bene buttare via i soldi. Esatto. Però, cioè, però fino a un certo punto. Oh, Mauri, si spendono un sacco di soldi a fare sta roba qua, lo sai? Non pensavo, io pensavo su una cosa. Ma sì, i libri, dai, così per ridere. Mamma mia, partono, però è soddisfacente. È la sensazione di creare qualcosa ed è la prima volta da quando lavoro che non faccio qualcosa per me. Bello. Fai qualcosa per gli altri, cioè vedi sti ragazzi che pubblichi nuovi, che sono tutti felici, adesso poi quando sarà il caso vi dirò i titoli, i nomi, i libri, così. E l'ho fatto anche perché in questi anni di rubriche di Instagram ho visto che si è creato un rapporto di fiducia, per cui ho detto forse allora il mio gusto può incontrare anche il vostro, quindi insomma spero di pubblicare cose che vi piacciono. Si chiama Accento Edizioni. Bello. Accento. Sapete perché si chiama Accento? No. Volete la storia vera o quella finta? Però no, vabbè. Allora, quella che diremo così è Accento perché poniamo l'accento su voci nuove che non hanno mai avuto. Quella poi vera è che eravamo seduti io e il mio direttore editoriale così che diciamo ah cacchio bella stia, dobbiamo trovare qualcosa anche per il logo, cioè dobbiamo riuscire a trovare un nome, un logo, qualcosa che sia d'impatto, cioè tu pensa a quelli tipo della Nike, no, che hanno trovato questo questa hai presente, no, l'accento della Nike, ah minchia facciamo anche noi, facciamo anche ed è partito da lì per trovare una roba. Va bene. Pubblicità. Forse sto dicendo troppo. Sono partito. Perché è come un brufolo che è scoppiato. Adesso io vi voglio dire, ci sono mesi che mi sto tenendo dentro queste cose, adesso ve le vorrei raccontare. Va bene, andiamo in pubblicità, ci risentiamo tra poco su Radio DJ, sempre per parlare dei vostri lavori. Tossici, tossici, tutti tossici. 347 342 5220. A tra poco. DJ Riavvolgi. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Sad songs, sad songs. Hey!
name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know our sad souls, sad souls. Bentornati, bentornati in diretta su Radio DJ 12.43. Stiamo affrontando insieme questo lunedì, che è di per sé il giorno lavorativo più difficile, di solito si dice, no? E quindi... quindi vi abbiamo solleticato il fastidio, abbiamo approfittato di questa vostra, di questo vostro stato d'animo già di base un po' insoddisfatto, per farvi parlare male dei vostri capi, no? Delle situazioni di lavoro che non vanno tanto bene, no? E di come quando hai a che fare magari con un capo che è tendenzialmente più anziano di te, a volte c'è un po' l'imbarazzo nel doverci litigare. Altrettanto abbiamo parlato con una ragazza prima, con la Vanessa, che diceva anche avere un capo più giovane. Mm-mm. E non è facile, perché tu vuoi mettere lì l'esperienza. In realtà la verità è che dovrebbe, l'unica cosa che dovrebbe interessare è la preparazione. L'unica cosa che dovrebbe contare è la preparazione. C'era una ragazza prima che diceva, aspetta, dov'è che è finita? Quella che diceva non sopporto quando mi rispondono perché si fa... Ah, a me fa diventare pazzo quando la domanda perché mi si risponde perché si è sempre fatto così. Ah, sì, certo. Che lui risponde, beh, però è da un po' che non andiamo a cavallo, effettivamente, un po'. Cioè, è da un po' che non si va più in giro con le bighe, le cose così. Beh, sì, un po' il perché si è sempre fatto così, sì, ti tarpa le ali perché tu arrivi lì magari col tuo carico di entusiasmo, vuoi apportare le novità, però insomma. Michela! Sì, pronto. Tu invece sei qua per parlare di quando trovi un capo per bene... Porca miseria, esatto. Te lo cacciano. No, veramente mi sono stata cacciata io. Ah, sei andata via tu. Sei andata via tu. Sì. Di che cosa ti occupi, Miki? Io insegno. Insegnante alle superiori. Che di cosa? Scienze. Di scienze. Scienze. Sì. Stavo facendo mente locale, scienze alle superiori, è ancora bella. Qual è il momento in cui è più bello fare scienze per i ragazzi? Alle medie? Si fa già scienze alle medie? Sì. Sì, però io sono alle superiori. Quindi diciamo che tu fai le scienze che iniziano a diventare un po' più complicate, cioè quello degli esperimentini così che sono divertenti, si fanno alle medie. No, si fanno anche alle superiori. Sì, però sì, non è come nei telefilm, non c'è il laboratorio dove si vivisezionano le rane, quelle cose lì che abbiamo sempre visto nei telefilm, no? Dipende dalle scuole. In alcune sì? Sì. Tu lo fai? Sì. Oh, che bello. Sì, che bello. Non con le rane, però sì. Cosa vivisezioni? No, magari più chimica, oppure se capita anche il cuore, tipo sai, il cuore del maiale, che è molto simile a quello degli umani. Sì, dicono che lo usano infatti per addestrare i medici, perché è simile, giusto? Esatto. È molto simile. E quindi si fa anche quello, si può fare. E Fosca vuol sapere se fate le piantine nel cotone. Si fa ancora? No. Non si fa più il fagiolino nel cotone, che poi lo inumidisci, no? No. Non crescevano mai. No. Senti, allora tu sei orfana, quindi di un preside, giusto? Il tuo capo è il preside. Sì, allora io ero a Olbia l'anno scorso, quindi tra Sassari e Olbia ci sono circa 100 chilometri. Sì. Lui è fantastico, cioè in Sardegna lo conoscono tutti, nel senso ti fa fare quello che vuole, sì? Però te lo mette in quel modo che tu alla fine lo fai e sei anche contenta dopo. Ti intorta, dimmi la verità, è anche un bell'uomo? No, è giovane, nel sì? senso è del 78-79. Sì, uno splendido quarantenne, sì. Esatto, però ci sa fare anche con i ragazzi, se li prende... Mi sentite? Pensavo fossi caduta per terra. Cosa è successo? Ti è caduto il telefono?
Sì, dall'orecchio. No, pensavo fosse caduto per terra. Sì, ti sentiamo comunque. Insomma, è uno con del savoir-faire, che è utile, no? Cioè, essere un capo, riuscire a far fare agli altri quello che vuoi tu senza creare uno scontro è una dote incredibile, eh? Esatto. Mamma mia. È un leader. Sì, sono quelle cose che non è che le impari, o ce le hai esatto. O non ce le hai. E invece... Poi è una scuola che comunque è un professionale, quindi non è la scuola tipica, bellina. Cosa vorresti dire? Cosa vorresti dire con questo? No, che al professionale solitamente non vai perché vuoi studiare. Diciamo che le classi sono come quelle di quel film di Michelle Pfeiffer, c'era la colonna sonora di Cuglio. Com'è che si chiamava quel film lì? Aspetta che c'è Walter. Ma perché non stai qua? Io non capisco. Perché Walter non scuola? Dangerous Mind. Dangerous Mind. Ma scusi, Walter, tanto Michela c'ha tempo. Perché non stai qua? Perché sto guardando, lavorando. Cosa stai guardando? Sei lì con i piedi sul tavolo e non il telefono in mano. Stai qua. Va bene. Vedi Michi come si fa. Vedi come si fa. No, ok, quindi tu dici lì al professionale ci sono delle personalità. Sono difficili da tenere tutti insieme. Sono okay. Un po' croccanti, io le chiamo. Come le chiami? Croccanti. Le personalità un po' croccanti. No, è bello, croccanti è molto bello. E quindi, insomma, c'era questa situazione idilliaca, tutto bene così, e invece adesso? Io poi ho dovuto chiedere il trasferimento perché 100 chilometri sono tanti da fare, sì. Andata, ritorno. E adesso so che mi deluderanno un po' tutti, diciamo. Ah, rispetto a quello che c'era prima? Però devi ancora provarlo. Sì, perché io adesso sono in maternità, quindi ho avuto solo un assaggio con i presidi. Oh, magari ne trovi uno, magari scopri che la Sardegna è la patria. Sai che ci sono quelle cose che succedono solo in dei posti, no? Le chiamano le aree blu, tra le altre cose, una credo sia la Sardegna. Tipo, in Sardegna si vive fino a 150 anni, no? Quelle cose. Magari in Sardegna ci sono i presidi più illuminati d'Europa. Che ne sai? Non lo so. Magari. Però lui lo era, non lo so se gli altri lo saranno. È brutto, quando trovi un posto bello e poi vai via è brutto. Parti veramente esatto. Con le peggiori aspettative. Sì. Un po' di settimane fa abbiamo fatto la puntata sulle aspettative. Cioè, se conviene averle bassissime e poi farsi sorprendere o aspettarsi da... Tu come parti? Bassa, mi sembra. Tu parti sì. Con aspettative basse. Sì. Vabbè, sì, dai, quindi magari, sì. magari ti sorprende. Senti, ti mandiamo un bacio, Miki. Grazie mille. Buona giornata. Ciao, 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 ciao. Cerco di non pensare al giorno che ti ho dato le chiavi. Cerco di non pensare al sesso, ma tu cambi i miei piani. Oh, oh, ma che cosa te ne fai dei fogli viola? Oh, 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 se poi li spegni da sola. Se ci scende, cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più mal di testa che vestiti. Dopo, che cazzo hai? Non lo so. Soldi adesso solo buchi nelle mani, per te che in fondo non ricordo più come cazzo ti chiami. Spari su un cuore antiproiettile, che possa amarti come un rettile. Quindi leviamoci la pelle, tanto a che serve, baby. Il peggio è passato, non guardo mai indietro, ci sono già stato. Oh, io lo sapevo, tu sei una che è di passaggio come nu. Cosa ci prende? Certi baci non sono di niente. Sto cercando disperatamente te nella notte più lunga di sempre. Ma però non mi dire di no. Non di subito, non di subito. Meglio di noi non esiste, non può. Vieni subito, ci vuole un anno per capirti. Più belli testa che vestiti. Da un po' che cazzo hai? Non lo so. Dici no. Non stiamo mai insieme, non ti porto rispetto. Dici smetti di bere, guarda come sei messo. Un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso. Ti richiamerò presto. E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto. Voglio farti di tutto come la metti adesso. Voglio fare del sesso.
Il nuovo di Salma e Fedez mi fa tornare indietro a TRL. Vero? Perché era proprio quel tipo di musica che andava lì dai Blink ai Finlay, cioè un po' quel punk pop lì, così. Mi sembra di essere tornato ai tempi di TRL. Questa avrebbe spaccato nelle classifiche di TRL. Allora, non c'entra nulla, ma nel reparto salumeria dell'S Lunga di Pisa c'è il sosia di Cattelan. Bene. Salutamelo. Che faccio, lascio? Che faccio, lascio? Ho fatto un atto e mezzo. Che faccio, lascio? Qualcuno chiede anche: ma con la casa editrice pubblicherai i racconti, un libro di racconti di, dei tuoi colleghi di Radio DJ? Sì, guarda, l'ho fatta proprio apposta. Per cimentare. Oh, raga, è la prima volta che faccio una roba con l'intento di fare una cosa seria. Quindi no, non pubblicherò nessun racconto di Radio DJ. E adesso dico una cosa che già forse mi rimangerò: nessun famoso. Cioè non sarà una casa editrice che pubblica libri di famosi per venderli. Narrativa di esordienti. Bello. Di gente che ha qualcosa da dire, di libri che reputiamo belli. Belli. Poi magari lo sono, magari no, però che onestamente reputiamo belli. Quindi no, nessun racconto di Andrea Michele. Perché no? Di Fede. Ma che cazzo di... Vabbè dai, Fede sa anche scrivere. Andrea Michele no. Ah, ho fatto il libro, Ha fatto il libro? Sì, vabbè, sì. Ma ha fatto il libro Buongiorno. Cioè, non so, saranno quelle cose lì con i tormentoni. Ho fatto un romanzo? No. Non lo so. No, però... sarà un collage di avventure, queste cose qui. No. Va bene, ragazzuoli miei. Domani ci vediamo. Sì. No, stavo pensando, abbiamo già deciso cosa facciamo domani? Sì. No. Sì. Ah, sì, abbiamo deciso, perché io oggi vi ho detto questa cosa della casa editrice e mi hanno già sgridato. Quindi domani parliamo di chi non riesce a tenersi un cecio in bocca. Niente. Ok? Niente. Oh, però per questa cosa ho resistito quasi un anno. È un anno che ci sono dietro. Io ve lo volevo dire cos'è oggi? È dal 16 ottobre 2021 che io ve la voglio dire sta cosa. Ho tirato fino a oggi. Direi che per i miei standard siamo già alla grande. Ciao Mauri, grazie. Ciao Boschi. Ciao Walter. Ciao. A domani.